abbraccio e sentitissime condoglianze a Dio, al suo papà e ai loro parenti. E così anche in prima battuta ancora al signor Coronello Mazzocca, alla sua signora e a tutta la Guardia di Finanza per questo gesto di umanità grandissimo. E qui che si rivela l'uomo, guardando un altro uomo che è nella difficoltà. E l'umanissima esclamazione di Marta che diventa la nostra esclamazione, a volte anche la nostra bestemmia, quando ci viene spontaneo dire: ma Signore, tu dove stavi? È morto mio fratello e ti abbiamo anche avvisato, tu dove stavi? È l'interrogativo che ricorre frequentemente dinanzi alle stragi, dinanzi alle violenze inaudite, dinanzi ai campi di sterminio di Auschwitz. Dio, dove era dinanzi a tante ingiustizie? Dio, dove era dinanzi a tanti crimini? Ricordatevi, fratelli e sorelle, che la lacrima si asciuga. Il fiore che deponiamo sulla bara secca, ma ciò che vale veramente per il nostro defunto e la nostra defunta è la preghiera e le opere buone. E dice ancora Sant'Agostino: e i monumenti di marmo, di pietre preziosi, più belli, più alti, più lucidi, non sono altro che vana gloria per chi rimane.